Da quando era uscito dal carcere, l'ultima apparizione in pubblico l'aveva fatta pochi giorni fa a Napoli, intervenendo alla convention del partito Forza Campania, costola regionale di Forza Italia, fondato in polemica con i vertici nazionali del partito. E quindi è durata poco la libertà per l'ex sottosegretario Nicola Cosentino, arrestato questa mattina insieme a due dei suoi fratelli, Giovanni e Antonio, dai carabinieri di Caserta con le accuse di estorsione e concorrenza sleale aggravata dalla finalità mafiosa. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati anche Pasquale e Antonio Zagaria, già detenuti, fratelli del boss Michele, uno dei grandi capi del clan dei Casalesi. Gli arresti sono scattati perché i fratelli Cosentino avrebbero imposto, configurando una sorta di cartello, la vendita nel casertano di prodotti petroliferi delle loro aziende di famiglia, la Versana Petroli, la Versana Gas e l'Ippi Service. In tutto gli arrestati sono 13, 6 in carcere, tra cui Cosentino, e 7 ai domiciliari. Tra loro anche tre funzionari dell'ufficio tecnico del comune di Casal di Principe, un funzionario della regione Campania e due dipendenti della Kuwait Petroleum Italia.